Una cattedrale è l'ombra di Dio sulla storia, Eminenza. Il mondo ha un bisogno disperato di ordine e l'ordine è arte, è cultura, è l'uomo che crea qualcosa che porti l'essenza di Dio nella sua comunità, che sopravviva alle guerre e alle carestie, che sopravviva persino alla storia. Io sono Giorgio Cicchetti, frequento la biblioteca da quando facevo le medie. Per noi venire in biblioteca era un bel viaggio, soprattutto perché ci apriva un mondo diverso, il mondo della lettura. E quando sono tornato a Rimini alla fine degli anni 80, inizi del 90, ho ricominciato a frequentare la biblioteca. Prime volte si veniva. Si scrivevano i numeri dei libri su dei foglietti, si doveva firmare, tutta una serie molto burocratica. Poi piano piano le cose si sono evolute ed è diventata molto molto più tecnologica. Ma la bellezza della biblioteca non è la tecnologia, è proprio avere in mano il libro. Quando venivamo in biblioteca, l'ingresso era in via Tempio Malatestiano e la biblioteca era al piano terra e questi stanzoni enormi in cui si potevano prendere le enciclopedie, in cui fare le ricerche, in cui sbizzarrirsi a trovare gli argomenti che potevano essere di storia, di geografia, di scienze. Ci sembravano questi grandi stanzoni enormi in cui c'era silenzio e noi eravamo sempre in tre o quattro. E si parlava sempre sottovoce cercando di non fare troppa confusione, ma qualche volta le battute si sentivano. Ho iniziato a leggere, praticamente i primi libri che ho cominciato a leggere erano quelli di Jack London, quelli di Salgari, quelli di Giulio Verne, che ti trasportavano in mondi o in situazioni che erano bellissime per me. Poi nel tempo uno cambia. Leggere adesso libri, sì, più impegnati sulla giustizia, sui problemi sociali, dà la possibilità di avere uno sguardo più aperto sulla società di oggi. In questo caso volevo leggere soprattutto una frase che ultimamente mi ha colpito proprio perché in questo periodo di guerra. È una frase di Erasmo da Rotterdam che dice: Dulce bellum in expertis, la guerra è dolce per quelli che non l'hanno sperimentata. La bellissima esperienza che ho fatto, che sto facendo e continuo a fare, di prendere libri, di suggerire libri, di leggere libri, è un invito a tutti a venire in biblioteca e a usufruire di questo bellissimo servizio. Ma avete anche la possibilità di vederli online e di scaricarli online. Questa è un'esperienza unica e la consiglio a tutti.